ritrovati con un nuovo appuntamento con il calciomercato, ultima puntata della settimana, vigilia di Ferragosto ma anche vigilia di calcio giocato, perché questo fine settimana inizierà la Coppa Italia Team, domenica in campo il Lecce contro il Parma, la prossima settimana inizierà anche la competizione tricolore per la Serie C, calcio giocato ma anche tanto mercato, perché questi giorni non saranno di pausa e di vacanza per le società pugliesi, ci si attende tanto soprattutto in questa ultima parte di calcio mercato, che nonostante le gare che verranno disputate all'inizio anche dei campionati, i movimenti in entrata ed uscita per tutte le società, ovviamente comprese quelle pugliesi, non mancheranno. Iniziamo dalla serie cadetta, iniziamo dal Lecce in collegamento con il collega Matteo Bottazzo. Ben trovato Matteo. Buonasera Davide, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, prima di iniziare ovviamente a parlare del primo appuntamento ufficiale del Lecce della stagione con un bel big match contro il Parma, parliamo appunto di mercato. Oggi la notizia dell'esterno Alto Strefezza, si è parlato anche di Bizzozza, un Lecce che sta cercando di completare questa rosa soprattutto sulla mediana. Sì, è stato un acquisto fulmineo quello di Strefezza, perché era un giocatore che era attenzionato già da tempo da parte del Lecce, che era in uscita dalla Stal. Sembrava una trattativa di quelle che si dovevano concludere negli ultimi ore di mercato. Poi l'accelerata è arrivata 48 ore dietro. Henderson passa all'Empoli facendo firmare una plusvalenza di 1 milione di euro per il Lecce, che allora ha la liquidità immediatamente disponibile di intervenire sul mercato, andare a bussare alla porta della Spal e portare nel Salento in 24 ore un giocatore che ha già dimostrato lo scorso anno di saper fare la differenza nel torneo cadetto con la maglia della formazione emiliana. È un esterno alto, può giocare sia a destra che a sinistra, completa quello che è il tridente offensivo, che a questo punto dovrebbe essere a tutti gli effetti quello composto da Olivieri, Coda e Strefezza, all'appunto con Paganini e Rodriguez alternativa, e gli Stocchi invece opzione per Marco Olivieri. Quindi 6 giocatori per 3 maglie in avanti nel Lecce, la rosa oramai si è pressoché delineata, non dovrebbero esserci grandi altre operazioni di entrata per quanto riguarda i giallorossi da qui alla fine del mese di agosto. È una squadra che adesso va a essere sfoltita di alcuni esuberi come quello di Meccariello oppure di Vigorito. Intanto però impazza ancora il caso Mancosu, perché sì, nel 4-3-3 è di difficile collocazione tattica, ma il giocatore sembra non avere voglia di allontanarsi dalle Lecce. E proprio su questo ti volevo chiedere, comunque Mancosu è un calciatore che ha avuto momenti difficili ma momenti anche di grande amore con la piazza giallorossa, la città, il tifo come si pone in questa possibile partenza? Beh, il tifo è affezionato a Mancosu e nonostante diciamo l'errore clamoroso al dischetto della passata stagione, proprio nell'ultima partita contro il Venezia, è affezionato a un giocatore che ha dato tanto a questa maglia, non dimentichiamo, oltre 50 gol con la casacca giallorossa, 14 in Serie A da centrocampista, un record assoluto, quindi veramente un giocatore importante che ha scritto la storia del Lecce dell'era Sticchi Damiani. Adesso questa difficile collocazione tattica, c'è da capire se ci sarà un anno di panchina e campo per Mancosu, quindi un anno non da protagonista, oppure l'opzione di trasferimento. Si è parlato di uno scambio tra lui e Camillo Ciano del Frosinone, ma da Frosinone smentiscono che ci sia stato un contatto con il Lecce, ma si tratta soltanto di una boutade giornalistica per il momento. Mancosu sembra essere destinato a rimanere a Lecce, attenzione però al Pisa che ha chiesto informazioni al suo procuratore per il cartellino giocatore, potrebbe essere un'operazione last minute oppure una conferma felice per un giocatore che comunque rimane il capitano seppur non certo la sua maglia titolare.
Ecco, Matteo, prima parlavamo anche della voce di Bizzosa, questo giovane classe 99, c'è tanta concorrenza, è solo un sogno o qualcosa in più? In questo momento rappresenta un sogno, anche lui bisogna capire come poterlo collocare tatticamente perché gli slot sia tra titolari e riserve sembrano essere pieni in casa giallorossa, però le sue qualità e soprattutto la sua giovane età possono rappresentare un forte stimolo per un club che è riuscito in 2 anni a realizzare un parco giocatori molto molto importante da patrimonializzare poi nel breve periodo, perché Bjorkengren, Hjulmand sono tutti giocatori, ma anche Helgason che è appena arrivato ha fatto vedere cose interessanti, sono tutti giocatori di proprietà del Lecce con un contratto di almeno 3 anni, con opzione per il quarto o varie possibilità di rinnovo, quindi è una società che si sta basando su un parco giocatori di proprietà veramente importante, non ci sono prestiti. Se non fatta eccezione per quello Olivieri, dove comunque il Lecce conserva il diritto di riscatto, quindi ci sono veramente tutte le prospettive. E quest'ultimo rientra nei piani della società. Sì, questo lo confermo. Ma la trattativa sembra essere complicata anche in virtù della forte concorrenza che c'è intorno al giocatore sudamericano. Ecco Matteo, parliamo un po' di calcio giocato. Finalmente arrivano le prime partite. Domenica il Lecce scende in campo contro il Parma. Cosa ti aspetti da questa gara? Sicuramente difficilmente si potrà avere un'idea concreta in questa fase della stagione, però è sicuramente una sfida interessante tra due delle candidate principali a tentare il salto di categoria. Beh, io personalmente metto il Parma un gradino sopra il Lecce giocherà, mettiamolo così, per il secondo posto per un grande piazzamento nella griglia playoff. Il Parma mi sembra destinato veramente a fare un sol boccone in questo torneo, ha conservato alcuni giocatori dell'intelaiatura lo scorso anno, è arrivato Buffon, sì, ha 42 anni, ma è Buffon. È il miglior portiere della storia del calcio, quindi comunque in Serie B penso che a 42 anni possa continuare a fare la differenza come ha dimostrato di saper fare ancora anche in Serie A nella passata stagione con la maglia della Juventus. Quindi sarà una sfida importante che permetterà a Lecce di capire a che punto è, ma anche il Parma è alla caccia di queste risposte. Ecco, forse avrei preferito una sfida contro una formazione di Serie A, come capita ad esempio in questo momento che in campo al Cosenza che sta giocando contro la Fiorentina, sarebbe stato un test più probante per cercare di alzare il livello, invece adesso è un vero e autentico faccia a faccia contro quello che sarà poi una sfida che potrebbe accompagnarci un testa a testa per tutta la stagione. È l'auspicio dei tifosi ducali e l'auspicio dei tifosi salentini. Personalmente però mi aspetto una partita molto bloccata con due squadre che non avranno voglia di mostrarsi al 100% per quelle che sono le qualità. Nella trasferta di Parma non ci sarà Strefezza perché è arrivato nel corso della mattinata di oggi nel Salento, nel pomeriggio ha sostenuto le visite mediche, domani mattina nell'allenamento di rifinitura conoscerà il nuovo tecnico e i nuovi compagni, ma sicuramente non farà parte della trasferta ducale, verrà presentato nel corso della mattinata di sabato ai suoi nuovi tifosi e alla stampa, e poi da lunedì inizierà a lavorare con i nuovi compagni. Per lui subito un appuntamento importante, quello di Cremona, per lui un ritorno in terra lombarda contro i grigiorossi, in cui è stato protagonista per una stagione. Quindi un altro impegno importante, invece poi dovrà cercare di approcciare nel modo migliore al campionato, che è il vero e unico obiettivo di questa stagione. Ecco, Matteo, un'ultima domanda te la faccio su quello che potrà succedere la prossima settimana con l'anticipazione dell'udienza del TAR del Lazio sul ricorso del Chievo. Secondo te c'è ancora qualche possibilità che questa Serie B diventi addirittura 21 squadre? Assolutamente no, personalmente credo di no, è soltanto una forzatura giudiziaria da parte del Chievo, tanti giocatori hanno già abbandonato la formazione veneta, penso a Canotto o a Garritano che si sono accasati al Frosinone, cioè pensare che il Chievo possa essere richiamato a giocare a 21 squadre
mi sembra veramente fantacalcio in questo caso. È il classico, come è avvenuto anche a Lecce l'anno in cui è stato retrocesso in C, disperato tentativo di cercare di recuperare anche qualcosa agli occhi della piazza e di averle provate veramente tutte, ma un giudizio come quello che è stato emesso e che ha permesso al Cosenza di tornare tra i cadetti e al Chievo di sparire dal calcio che conta dopo veramente oltre 20 anni ad altissimo livello, è una notizia triste per il calcio che si è affezionata alla favola dei musi volanti, ma che rappresenta però purtroppo l'amara realtà di questa situazione in cui ci sono squadre che devono tenere in regola i conti e lottare con i bilanci. E poi vabbè, c'è chi si compra Messi, Sergio Ramos e Donnarumma in una sola sessione di mercato, ma questo è un altro discorso. Io ringrazio Matteo Bottazzo, ovviamente ci risentiremo in questi giorni e sentiremo ovviamente il tuo commento della prima gara ufficiale tra il Parma e il Lecce, ricordiamolo, domenica pomeriggio alle 18. Grazie Matteo. Grazie Davide. Noi continuiamo passando alla Serie C, prepariamo il prossimo collegamento. Ovviamente non possiamo che partire dal Bari, ma ovviamente al momento si guarda anche qui alle prime ufficializzazioni delle gare che si disputeranno la prossima settimana. In particolare proprio la formazione biancorossa ha ufficializzato nella serata di ieri che il match contro l'Andria si disputerà sabato in anticipo 21 di agosto alle ore 21, ovviamente allo stadio San Nicola, un bel momento anche per l'Andria, non pronta sicuramente ancora per la C, avendo ricevuto in ritardo la notizia del ripescaggio, l'ufficializzazione. Più che la notizia, perché la notizia era nell'area già da un po' di tempo, però l'Andria dovrà avere tempo per sistemare la squadra per la categoria superiore, ma è una gara, la prima ufficiale nel ritorno tra i professionisti per la Fidelis, che sicuramente ha un grande fascino presso il San Nicola di Bari. E abbiamo in collegamento telefonico il collega Gianluca Sasso, al quale do il benvenuto con noi. Benvenuto Gianluca. Grazie, grazie a tutti, buon pomeriggio. Parlavamo ovviamente di questa prima gara ufficiale, diciamo che sarà più un test di preparazione al campionato che un vero primo match ufficiale, però sicuramente c'è tanta curiosità e anche tanta voglia di iniziare questa nuova stagione, giusto? Sì, c'è tanta voglia di iniziare anche visti i precedenti in ritiro con il Bari, che è stato costretto ad allenamenti individuali durante il ritiro per via del focolaio Covid scoppiato proprio nei primi giorni. Quindi non ci sono state amichevoli, quindi sarà anche la curiosità di vedere la prima uscita del nuovo Bari costruito da Ciro Polito, nuovo direttore sportivo, e da Michele Mignani, che quindi farà il suo esordio da allenatore proprio nella gara contro la Fidelis Andria. Fidelis Andria, che proprio dal Bari potrebbe pescare, perché sta costruendo la rosa, è in trattativa per il portiere Marfella, che potrebbe accasarsi quindi ad Andria dopo 2 stagioni da comprimario alle spalle di Frattali. È una curiosità che volevo darvi in tempo reale. In questo momento il Bari si sta muovendo tra le entrate e le uscite, c'è stato nei giorni scorsi la cessione di Stasi al Picerno, c'è stato l'arrivo importante di Botta, un ragazzo dalle quali ci sono grandissime aspettative, si parla in queste ore del rinnovo di Bianco, qual è il punto del mercato barese? Allora, sono stati effettuati 5 acquisti, come ben detto l'ultimo è stato quello di Botta, probabilmente quello più atteso, anche perché è il trequartista di fantasia richiesto da Mignani per il suo impianto di gioco. Molte sono le operazioni anche da definire ancora in uscita, ci sono almeno 3-4 esuberi che Polito dovrà sistemare negli ultimi 15 giorni di mercato. Dopo Ferragosto ci sarà inevitabilmente un'accelerata, resta da puntellare il reparto arretrato soprattutto nella batteria dei centrali e nel centrocampo qualche
rinforzo andrà preso, anche perché andranno via probabilmente tre calciatori, ovvero Bolzoni, che è in area di rescissione, Derisio, che piace a Pescara e Cosenza, e Adam Lili, che è molto richiesto proprio nel girone C. Sono andati via, come detto, Scasi, Corsinelli e Nannini per fare esperienza. Corsinelli e Nannini a titolo definitivo, e Scasi a Picerno in prestito. Ecco, Gianluca, l'impressione che un po' tutte le squadre abbiano affrontato fino a questo momento un mercato al rilento. Questo però potrebbe davvero, come accennavi prima anche tu, dare una grossissima accelerata negli ultimi 15 giorni, ma anche negli ultimissimi giorni di mercato. Cosa ti aspetti appunto nelle prossime settimane? Beh, sicuramente ci sarà una batteria di scontenti che, con l'avvicinarsi della fine del mercato, dovrà muoversi, quindi una specie di effetto domino che si potrebbe creare. Il Bari è sicuramente vigile, ha effettuato 5 acquisti finora, tra cui 3 svincolati, ma sicuramente almeno 3 colpi me li aspetto dal Polito. Sarà un mercato che secondo me si scatenerà soprattutto negli ultimi giorni, se non proprio nelle ultime ore, secondo me. Ecco, Gianluca, un'ultima domanda te la chiedo proprio sul Bari in sé per sé. L'anno scorso ovviamente brucia ancora il finale di stagione, la stagione ovviamente nel suo complesso. C'è sicuramente una grande pressione, una piazza come Bari non può avere aspettative diverse rispetto a quello di essere protagonista e tentare il salto di categoria, quanto può pressare e incidere questa situazione? Beh, credo che Bari, non, come dicevi bene, non può avere altro obiettivo che cercare la promozione in Serie B. E i calciatori che arrivano, i calciatori che sono rimasti, non conoscono già ben prima di arrivare quelli che sono gli obiettivi e le ambizioni. Quindi questa pressione c'è sicuramente, ma sta anche nel calciatore che inizia a fare questo mestiere. Misurarsi con le pressioni, perché se un giocatore vuole ambire giustamente a calcare palcoscenici di Serie A europei, chiaramente la pressione di Bari potrebbe essere soltanto minima rispetto a quella che potrebbe affrontare in futuro. È un bel banco di prova a Bari, perché la città è delusa. 3 anni, sarà il terzo anno consecutivo di Serie C, e la voglia di arrivare in Serie B è tantissima. L'ultimo anno è stato praticamente disastroso, brucia sicuramente di più quel che è successo nel primo anno di Serie C con la finale di playoff persa. Certo. L'anno scorso è stata una delusione, quasi uno strazio finito con l'eliminazione ai playoff della Feralpisalò. Io ringrazio il collega Gianluca Sasso per essere stato con noi. Ovviamente ti sfrutteremo anche nelle prossime settimane. Grazie Gianluca. Grazie a voi, non ci sono problemi, buon pomeriggio. Noi ci fermiamo per un altro break, il primo di questa puntata. Fra poco continueremo a parlare di Serie C, ovviamente spazio alle altre pugliesi, ma anche poi un'ampia parte dedicata alla Serie D. A fra poco. Siamo tornati in onda con la seconda parte della nostra trasmissione. Come anticipato prima, facciamo il punto sulla Serie C delle altre formazioni pugliesi, dopo l'ampia parte ovviamente dedicata, oltre che a Lecce per la Serie B, anche al Bari. Lo facciamo con la direttrice della redazione sportiva, Cristina Cavallo. Ben trovata ovviamente a casa, Cristina. Ciao Davide, buonasera a tutti gli spettatori. Dicevamo, facciamo un attimo il punto perché si avvicina ovviamente l'inizio della nuova stagione. La prossima settimana, lo dicevamo prima, ci saranno le gare di Coppa Italia per la Serie C. Saranno dei test sicuramente interessanti alla vigilia poi dell'inizio del mercato. Non mancheranno i derby, prima abbiamo citato quello tra il Bari e la Fidelissandria, ma ovviamente grande attenzione e curiosità c'è anche per il match tra Virtus Francavilla e Taranto.
Assolutamente sì, tra l'altro sono tutte squadre che si stanno muovendo sul mercato in maniera celere, specialmente la Fide Alessandria dopo l'avvento ripescaggio in Serie C dovrà recuperare tutto il tempo perso in attesa dell'ufficialità appunto del ripescaggio. Circolano voci per esempio dell'interessamento della Fidelis su Matteo Di Piazza, un giocatore che abbiamo visto sia con la maglia del Lecce che con la maglia del Foggia, che sappiamo che in quelle categorie fa la differenza. C'è attesa per vedere tutte in realtà le compagini di Serie C, sia le ripescate che le insomma, veterane, come può essere proprio la Virtus Francavilla, oppure come le neopromosse, quelle matricole che di matricola in realtà hanno poco come il Taranto. Sono degli incontri, o meglio, degli scontri incrociati, quelli che vivremo in Coppa Italia, e come dicevi tu, appunto, parlavi del Bari che incontrerà la Fidelis, ma c'è anche l'altro derby, quello sull'altra sponda, sull'altra area, quella ionico-salentina, appunto, dove la Virtus Francavilla ormai con una presenza consolidata al sesto anno in Serie C andrà a sfidare il Taranto neopromosso. Cercheremo di capire ovviamente dove ci porterà poi la Coppa Italia, ma di derby ne vedremo ancora. Una Virtus Francavilla che per la verità si sta muovendo veramente bene sul mercato, sia in entrata che in uscita. Ovviamente quando ci sono le entrate, inevitabilmente anche dal punto di vista numerico, non solo economico, devono esserci le uscite. Ha riabbracciato un perno importante della difesa qualche giorno fa, che è Ida, che dà sicurezza a tutto il reparto. Ida, che Taurino conosce benissimo, e quindi sicuramente è un tassello su cui la Virtus Francavilla conta davvero tanto. Per non parlare poi ovviamente di tutto quello che sta accadendo anche negli altri reparti. Ecco, dicevamo Cristina, prima commentavamo anche con il collega che l'impressione è che il mercato dovrà entrare nel vivo proprio negli ultimissimi giorni. In realtà, sicuramente, probabilmente Taranto, Francavilla sono tra quelle che si sono anche mosse un po' di più. In queste ore c'è anche il Monopoli che ha acquistato un giovane interessante classe 2002 dal Napoli, però cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane, ma soprattutto negli ultimissimi giorni di mercato? Guarda Davide, io un po' parlando, come stiamo facendo un po' tutti noi della redazione di Antenna Sud con i vari direttori sportivi, eccetera, ci siamo resi conto che è stato ed è fino a questo momento uno dei più brutti, tra virgolette, mercati estivi. Perché sono influenzati molto da quelle che sono state le attese per i ripescaggi, squadre che hanno perso la C, che invece si stanno preparando alla stessa Serie C, e quindi dobbiamo aspettarci sicuramente uno sprint finale negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore, delle squadre che con ripescaggi e remissioni adesso si ritroveranno e si sono trovate in terza serie. E poi c'è anche la squadra che deve andare a rifinire qualcosa, magari aspettando gli ultimi istanti per trovare quel pezzo pregiato, quella ciliegina sulla torta, come la definiamo noi ogni anno, che magari nell'ultimo ore di mercato ancora non si è accasato da nessuna parte. Certo, il mercato all'era del Covid è completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere. Insomma, tutto si sviluppa, come dicevi tu, proprio nelle ultime settimane, nell'ultima settimana direi. E vivendo sempre dal vivo anche l'ultimo giorno proprio a Milano, ci rendiamo conto di quante frenetiche siano quelle ore. Proprio la Virtus Francavilla molto spesso nelle ultime stagioni ha messo a segno dei colpi importanti nell'ultima ora, proprio quando si diceva il mercato è chiuso, in realtà non è così. Potrà farlo il Taranto, potrà farlo la Fidelis Sandria, potranno fare insomma tutte le altre squadre che sono in Serie C e che magari arrivano in quei momenti, in quelle ore concitate prima della chiusura, con qualche tassello mancante, ma che con calma proveranno ad acquisire senza sbagliare. Ecco Cristina, prima parlavamo della gara tra Francavilla e il Taranto e di questi derby che ovviamente daranno l'opportunità di rivedere il pubblico sugli spalti. Proprio il Giovanni Paolo II in queste ore ha visto una immagine nuova, un primo tassello per il nuovo stadio. Stiamo vedendo proprio le immagini in esclusiva della curva terminati i lavori di questa nuova
nuova curva, la prima vera curva di Francavilla, è sicuramente un dato molto importante. C'è anche curiosità per rivedere sugli spalti i tifosi, vero Cristina? Verificare, e in realtà mi è stato detto che i lavori non sono ancora terminati, che sono a buon punto, come vediamo dalle sì. immagini. Questa era la curva di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, quando proprio in esclusiva avevamo così fatto girare sui nostri social, ma anche con il servizio nel nostro TG Sport, quelle che erano state, quello che era stato l'arrivo a Giovanni Paolo II dei vari, delle varie parti di quella che poi deve essere l'assemblamento della curva. Curva che non è terminata, manca ancora qualcosa per essere terminata, ma che comunque dà già l'idea di quello che diventerà Giovanni Paolo II. Ricordiamo che questo intervento rientra un intervento più globale di rivisitazione di nuovo look del Giovanni Paolo II. Ecco, Cristina, al di là no, adesso dei lavori che richiederanno ancora del tempo, che come dicevi tu avranno degli altri step importanti per completare ovviamente il restyling del Giovanni Paolo II, però come immagine già vedere questa realtà, un campo che aumenta la sua capienza, dà un bel segnale di speranza, anche di presenza di pubblico di nuovo sugli spalti, e soprattutto in una categoria in cui ci saranno tanti derby molto interessanti, e anche un'immagine di speranza questa. Assolutamente sì, un'immagine di speranza, anche per vedere quel po' di pubblico che riusciremo a vedere sugli spalti dopo questi due anni veramente da inferno che abbiamo vissuto noi addetti ai lavori, vivendo gli stadi vuoti, quella sensazione surreale. E Francavilla Fontana, Giovanni Paolo II, la Virtus Francavilla merita di rivedere una parte di pubblico, merita di vedere il nuovo look, perché insomma, diciamolo, sono sei anni che questa squadra di una cittadina del Brindisino, insomma, dà lustro all'intero calcio della provincia di Brindisi, che è la squadra che appunto milita nella categoria più alta, parlo ovviamente della provincia di Brindisi. Quindi la situazione è veramente bella, è un bel segnale, e credo che i dirigenti della Virtus Francavilla, il presidente Magri, siano soddisfatti di come stia procedendo anche il restyling dello stadio, perché danno il segnale di quello che si vorrà continuare a fare. È una città come Francavilla Fontana che, dicevamo, vive da sei anni il professionismo. Per certi versi qualcuno forse non si rende conto, lo dà ormai per scontato, ma scontato non è essere in Serie C anche per Francavilla Fontana, e quindi bisogna tenersi stretta la categoria, bisogna tenersi stretto anche il presidente, coccolare tutti i tifosi, gli stessi sponsor. Insomma, è una realtà che deve mantenere stretta una categoria ormai diventata veramente veramente importante. Io ringrazio la regia di Gianfranco Melillo e Sebastiano Bufalo, che prontamente ci hanno fatto vedere queste immagini in anteprima della nuova curva del Giovanni Paolo II. Cristina, con te voglio passare ovviamente alla Serie D. La notizia di queste ore, di questa giornata, è ovviamente il ripescaggio del Brindisi, arrivato nel primo pomeriggio di ieri. Ora c'è tanta attesa per scoprire quale sarà la rosa della squadra bianca-azzurra che affronterà il prossimo campionato. Assolutamente sì, diciamo che non sono stati giorni facili per nessuno, né per noi che dovevamo trovare le notizie provando a capire cosa stesse succedendo, anche perché ogni giorno ci veniva data una missione diversa, però poi ci eravamo arrivati da soli facendo un po' un calcolo matematico, e non ci siamo sbagliati, Davide, per la verità. Poi finalmente la notizia che ha così fatto esplodere un boato pistuale sui social da parte dei tifosi, che hanno veramente preso con entusiasmo, e ci vuole anche un po' di entusiasmo in quella piazza, per appunto il ritorno del Brindisi in Serie D. Ora, come dicevi tu, bisognerà capire come sarà costruita questa squadra, quali nomi andranno a comporre. Una cosa è certa, c'è qualche tassello ancora della scorsa stagione che al momento ancora è vincolato, almeno in
ritiro vestire la maglia bianca-azzurra, parliamo di Dario, parliamo di Merito, parliamo di Pizzolla, poi ovviamente capiremo se in realtà riusciranno a far parte ufficialmente del nuovo progetto Brindisi Targato Chianese. Ma ci sono anche tanti ragazzi che in questo periodo hanno fatto diversi raduni, diversi stage, insomma, hanno provato per capire se potevano e possono fare al caso del Brindisi. Ovviamente dobbiamo attendere per dare qualche nome, anche perché noi si parte in ritiro con ciò che si ha, tra virgolette, e probabilmente arriverà qualche giocatore proprio a Campitello Matese, capiremo e comunicheremo ai nostri telespettatori. Certo, il Brindisi parte un po' in ritardo, tra virgolette, rispetto ad altre squadre di Serie D che hanno già concluso il ritiro, che hanno una squadra quasi completamente terminata, al completo. Però questo non deve sicuramente creare alibi per nessuno, c'è tempo per costruire una rosa. Ricordiamo che il campionato di Serie D inizierà il 19 settembre, quindi fortunatamente, tra virgolette, c'è tempo per mettere insieme giocatori di esperienza e giovani e allestire una squadra. Una cosa è certa, bisognerà capire quale sarà il progetto del Brindisi per questa stagione. Sarà nuovamente un progetto di profilo medio-basso, cioè provare a mantenere La categoria. la categoria, oppure si punterà ad altro. Questo lo potremo capire solo quando effettivamente riusciremo ad arrivare ad avere i primi nomi che erano anche circolati, però poi quei nomi che erano circolati sono accasati in attesa appunto di capire cosa succedesse al Brindisi, sono accasati in altre squadre. Cristina, fra poco torneremo a parlare del Brindisi perché avremo in collegamento telefonico il direttore generale Visone. Ovviamente intanto ti approfitto per fare il punto sulle pugliesi, ovviamente, di Serie D, 11 pugliesi, un gruppo davvero molto importante per questa categoria. Per le aspettative, ovviamente, si guarda al Bitonto, c'è anche il Cerignola, ma il Nardò e il Molfetta hanno fatto anche delle squadre interessanti. Qual è la tua idea? Poi c'è un'incognita a Biceglie che deve ancora forse riprendersi dal contraccolpo psicologico della retrocessione, che potrebbe fare comunque una squadra giovane. Queste le sensazioni proprio quest'oggi, è arrivata l'ufficialità anche di un arrivo di un giovane calciatore classe 99, ex Fasano e Monopoli, Alessio Tuttisanti, centrocampista, che è appunto un nuovo giocatore nerazzurro. Vai, Cristina. Allora, intanto io dico che bisognerà capire adesso, terminati, una volta terminati i ritiri, quali sono le squadre che punteranno effettivamente alla vittoria di questo campionato. Io vedo il Cerignola sicuramente pronto all'assalto di categoria, diciamo così. Bisogna capire anche il Casarano con questa scommessa Calabuig, con il direttore sportivo Obiettivo, che squadra riusciranno ad allestire. Alla fine si sta lavorando molto sotto traccia nella società del presidente Maci, e il Casarano non ci ha mai deluso dal punto di vista poi di costruzione della rosa. Per quanto concerne il Nardò ha appena concluso il suo ritiro a Camminatello Silano, è una buona squadra, per la verità non completamente terminata nella sua costruzione, completa al 90%, come ha detto lo stesso presidente Donadei ad Antenna Sud, una squadra che avrà come obiettivo prima la salvezza, ovviamente, ma per la verità, visto l'organico, con elementi di esperienza, di grande esperienza e anche qualche giovane interessante, potrebbe, secondo me, puntare anche alla parte medio-alta della classifica, strizzando l'occhio ai playoff. Per il resto, bisognerà capire appunto il Bitonto che sta allestendo una squadra con nomi importanti. Tra l'altro, c'è stato questo colpo di scena anche di Palazzo, no? Sì. Che non è rimasto a Bitonto, pareva che si dovesse essere di nuovo questo matrimonio tra Palazzo e De Luca,
ma in realtà questo matrimonio, come diceva Manzoni, non sa da fare e Palazzo è andato appunto a trovare altri lidi. Insomma, secondo me il Bitonto sicuramente è una delle candidate per progetto al salto di categoria, non trascurerei il Cerignola. Attenzione poi anche alle altre squadre che possono diventare gli outsider di questo campionato. Per esempio quel Matino che io vedo con la sua presidente molto ambizioso, dopo il ritorno in Serie D dopo 28 anni, chissà se si può raccogliere qualche bella soddisfazione anche allestendo una rosa per centrare perché non la parte dei playoff. Insomma, bisogna capire cosa e come si andranno a costruire definitivamente le rose, perché adesso per esempio, non sapendo nulla del Brindisi dal punto di vista proprio di rosa, non possiamo dire Impossibile nulla, collocarlo da magari tra qualche 2 settimane parte. il Brindisi avrà allestito una squadra competitiva e quindi diremo, oh no, insieme al Bitonto potremmo mettere il Brindisi. Insomma, questa attesa dei Pescaggi ha fatto sì che un po' slittasse l'opinione e l'analisi di tutti gli addetti ai lavori su quelle che sono appunto le ambizioni di ogni squadra. E approfitto anche per dare gli ultimi aggiornamenti di mercato. Prima citavi il Cerignola Cristina che ha ufficializzato il tesseramento di un giovane attaccante classe 2000 Cavallini, un calciatore cresciuto nelle giovanili della Fiorentina con un passato anche nella primavera del Pisa e del Foggia. Novità sempre under, sembra questa la giornata degli under anche per il Gravina che chiude il reparto portieri con l'arrivo di Leonardo Maniglio, nato a Bologna del 2001, portiere che sarà a disposizione della formazione gravinese per la prossima stagione. Questo il quadro. Ovviamente abbiamo parlato prima delle pugliesi, ma attenderemo anche i gironi perché bisognerà capire quali saranno, non le lucane perché ovviamente ci sono praticamente sempre, ma quali campioni faranno parte di questo raggruppamento. Cristina, io ti Sicuramente il girone H sarà sempre entusiasmante e competitivo come sempre. ringrazio Cristina, ovviamente ti riattendiamo qui in studio anche per condurre soprattutto le prossime settimane che saranno molto importanti e interessanti dal punto di vista del mercato. Grazie ancora. Grazie a te Davide, buona serata. Noi ci fermiamo per il secondo e ultimo break pubblicitario, torneremo nell'ultima parte ancora per parlare di Serie D. A fra poco. Siamo nuovamente in onda con l'ultima parte della nostra trasmissione. Come avevamo anticipato prima, torniamo a parlare del Brindisi e lo facciamo in collegamento telefonico con il direttore generale della formazione biancazzurra, Vincenzo Visone. Ben trovato, direttore. Buonasera a tutti. Allora, direttore, dicevamo prima, il Brindisi ha dovuto attendere con ansia questa notizia, questa ufficializzazione che è arrivata nella giornata di ieri per sapere ufficialmente appunto della riammissione in Serie D, un dato importante per iniziare dal punto di vista concreto la programmazione che ovviamente era pronta, ma mancava nell'ultimo tassello, non potendo ufficializzare gli accordi che erano stati presi, giusto? Esatto, noi siamo tutti contenti di quello che è avvenuto. Ringraziamo il Presidente che ha permesso tutto questo e quindi stiamo andando avanti con quello che erano i nostri obiettivi stagionali. Il Brindisi lunedì si ritroverà in ritiro a Campidello Matese per l'avvio di questo ritiro che anche in questo caso si è dovuto far attendere in conseguenza ovviamente al discorso che facevamo prima, due rinvii, adesso lunedì si può finalmente partire, ma lunedì a che punto sarà la rosa del Brindisi? Ma noi andremo in ritiro con un gruppo di circa 30 calciatori, quindi diciamo, anzi, l'allenatore durante il ritiro dovrà valutare anche alcuni profili che sono al caso nostro o no.
siamo tranquilli sotto questo aspetto. Quando dobbiamo aspettarci le prime ufficializzazioni? Le prime ufficializzazioni, noi posso già dare alcuni nomi quando ce l'hanno firmata, che sono Vignes, che è un ragazzo del 2002 che era il capitano della Primavera della Salernitana, poi Esposito, un 2001 proveniente da Napoli, poi De Pasquale, che è un altro 2003 che era della Juve Stabia. E poi a seguire ci saranno tutti gli altri che abbiamo già raggiunto gli accordi, però solamente lunedì durante il ritiro provvederemo alla firma degli accordi. Certo. E mentre per quanto riguarda il reparto over, voi avete detto in maniera chiara che cercate ovviamente la qualità e l'esperienza, ma cercate comunque anche dei giocatori che siano abbastanza giovani anche se over. No, noi cerchiamo innanzitutto degli uomini, uno. Sì. Cerchiamo profili che hanno, che per loro Brindisi sia un rilancio sotto l'aspetto calcistico, e vale a dire che attraverso il Brindisi loro possono ritagliare uno spazio importante nel calcio. Noi non cerchiamo gente che viene così a guadagnarsi lo stipendio a Brindisi, insomma, 10 anni fa ha fatto non so cosa in qualche altra parte. No, noi abbiamo bisogno di gente che è determinata all'obiettivo che la società si è data e che soprattutto loro credono in questo che la società sta facendo. Questo cerchiamo. Ecco, direttore, il Brindisi ha dato un segnale chiaro di una netta svolta anche rispetto alla passata stagione. Ci sono ancora dei giocatori vincolati al Brindisi, alcuni under che ovviamente verranno visionati e valutati dal tecnico chianese, ma c'è anche qualche over. Faccio riferimento per esempio a Merito e Bottari. Ci sono possibilità che rientrino nei panni del Brindisi? No. Okay. Allora, io voglio dire una cosa con molta franchezza. Sì. Ieri leggevo su, veramente me l'ha girato il presidente, una notizia di che il Brindisi era su un giocatore. Nettamente false. Nettamente false. Il Brindisi ricerca calciatori che hanno la voglia e la determinazione ancora di ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del calcio. Ecco, nient'altro. Tra i nomi delle conferme, diciamo prima, sicuramente ci saranno alcuni under come ci sarà Dario, Pizzolla, La Neve, che sono ancora vincolati dal Brindisi e quindi sicuramente verranno valutati dal tecnico per vedere appunto chi può far parte della rosa bianca-azzurra per la prossima stagione. Si era parlato anche della possibile riconferma di Sus, questo potrebbe essere un profilo che interessa? No. Quindi possiamo escludere tutti gli over praticamente della passata stagione? No, allora, signori miei, noi dobbiamo entrare in un'ottica. Il Brindisi l'anno scorso è retrocesso. Sì. È retrocesso con una montagna di problemi. Certo. Ditemi voi quali sono i giocatori che sono retrocessi, che meritano una riconferma, quando la società attuale si è data degli obiettivi ben precisi. Quali sono? Quelli di uno sviluppo del settore giovanile, credere nei giovani, avvicinare la cittadinanza alla squadra attraverso questo. Tanto è vero, noi abbiamo dei ragazzi della Juniores che verranno in ritiro con noi e dove il tecnico chianese li valuterà, tipo Romiti, tipo il portiere Cervellera. Ecco, questo stiamo facendo noi. Volevamo portare anche Sibilla, però purtroppo Sibilla è andata a Fasano, non siamo riusciti perché l'anno scorso da voi non è stato praticamente bene. Noi sì. Stiamo lavorando sulle macerie che gli altri hanno fatto.
Ecco, direttore, nella conferenza di presentazione di questa nuova stagione, lei aveva detto: se sarà eccellenza punteremo a vincere il campionato, se sarà Serie D punteremo a essere nei primi posti verso la zona playoff. Si parte un po' in ritardo, ma questo obiettivo è comunque raggiungibile. Sicuramente, io sono fermo, io insieme al tecnico, al presidente, tutti i componenti della società siamo fermamente convinti di aver costruito un'ottima squadra affidata a un allenatore che ha le qualità per gestire un gruppo così giovane e di gente che ha voglia di fare nel mondo del calcio. Direttore, l'ho lasciato per ultimo, però è ovviamente una domanda che le devo fare perché abbiamo appunto anticipato il divorzio tra il Brindisi e il direttore sportivo gravinese. Cosa ci può dire su questo? Anche secondo me il matrimonio non c'è mai stato. Io ho letto un trafiletto che Gravinese era andato via per incomprensioni con me, totalmente falso. Io mi sono sentito con lui nel modo più assoluto. Cioè, Gravinese era una persona che era venuta a Brindisi perché doveva fare dello scouting, doveva segnalare eventuali calciatori che poi la responsabilità della società in questo momento è mia, l'organo tecnico e nell'allenatore Chianese valutava se erano al caso nostro, venivano presi in considerazione. Ma non certamente ognuno pensava, come è successo negli anni scorsi, tre giocatori di uno, quattro dell'altro, cinque di quell'altro. No, non si lavora così. La società ha un obiettivo, quelli sono gli elementi da perseguire, si va avanti per quella strada. E quelle che sono le indicazioni che la proprietà dà e sotto l'aspetto tecnico che l'allenatore dà. Punto, nient'altro. Faccio solo una precisazione per dovere di cronaca. Il Brindisi aveva Anche annunciato come direttore sportivo Antonio Gravinese, quindi lo presentiamo così perché la società l'aveva presentato in questo modo. Poi ovviamente come tutti i rapporti possono iniziare e finire in lui. Ma no, qualunque momento. Volevo solo sì, precisare, però ovviamente. volevo precisare, non è che una, non mi riferisco al Gravinese, ma in generale una persona non può pensare di entrare in una società così e Sì, no, fare solo perché lei tutto. ha detto scouting, ho voluto precisare la questione del ruolo, solo per quello, non No, perché c'era una comunicazione ufficiale, semplicemente per quello. vabbè. Ma senza polemiche, No, no, ognuno no, è poi semplicemente fa quello che reputa opportuno, la giustamente. società sta andando avanti, Sì, 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 si sì. lavora anche tanto, per Gravinese c'era lo spazio, lui sapeva qual era il suo spazio, però se poi si intende fare altro non è responsabilità né della proprietà né mia né di nessuno, Sì, sono avendo dato la decisioni che notizia lui. era giusto chiarire, semplicemente una piccola parentesi. Ultima Va bene. domanda, direttore, come sarà programmato in ritiro? Ci saranno sicuramente 10 giorni intensi, ci sarà anche la possibilità di fare, credo, almeno un paio di partitelle amichevoli. Tre partite amichevoli, una già è stata fissata, adesso col Matese, non ricordo bene, forse per il 26, le altre due le stiamo ufficializzando a breve, quindi saprete tutto. Verrà Grazie. poi sulla nostra pagina, verrà fisso il programma. Grazie mille, direttore, sempre disponibilissimo. Ci riaggiorniamo e ci Grazie. rivedremo anche in ritiro sicuramente. Grazie, buona serata. Ringraziamo ancora Vincenzo Visone, direttore generale del Brindisi. Passiamo da un direttore generale ad un altro perché abbiamo Pino Avezzano Comes, direttore generale del Fasano, in collegamento con noi. Ben trovato, direttore. Buonasera a tutti. Allora, facciamo il punto. Nella giornata di ieri c'è stata una nuova riconferma in casa Fasano, quella del difensore Camarà, un giovane difensore, ventenne, che rientra perfettamente, potremmo dire, nel profilo di questo Fasano, giovane e ambizioso allo stesso tempo. Sì. Stiamo lentamente completando
diciamo, la squadra. Diciamo che il pacco over è quasi completato e stiamo, diciamo, sistemando adesso anche la situazione under. Camara è un uomo che abbiamo già avuto l'anno scorso, quindi diciamo è una conferma, è un 2001, ma ha già un campionato alle spalle in cui è stato protagonista. E quindi diciamo è un 2001 un po' sui generis, in quanto sicuramente parecchi lo vorrebbero nelle loro fila, nella loro difesa, e quindi io non lo considererei un under, è una conferma, è una bellissima conferma per noi. Abbiamo aspettato, purtroppo c'è stata qualche difficoltà per il rientro, perché lui è un ragazzo del Mali, e insomma ci sono sempre problemi. Mi ha detto qualcosa, non ho sentito. No, è una comunicazione di servizio. No, direttore, approfitto comunque per intervenire per farle questa domanda. L'impressione ovviamente è che il mercato, lo dicevamo anche prima per i professionisti, vada a rilento. La Serie D in particolare forse ha un elemento di diversità, no, rispetto agli altri anni, in cui la prima settimana di settembre praticamente si è sempre partiti con il campionato, la Coppa Italia già a fine agosto. Adesso questo prolungare dell'inizio della nuova stagione col campionato previsto il 19 di settembre ha un po' allungato anche il mercato, i movimenti, rallentato le tempistiche di questo mercato estivo. Beh, diciamo che è anche un vantaggio quello di avere più tempo per pensare, per scegliere il mister, lo staff, e a poco cercare di completare la rosa. Non lo vedo come un fattore negativo, anzi, purtroppo all'inizio del mercato c'è sempre la corsa ai migliori giocatori, e quindi per una società come la nostra, che ci tiene molto, diciamo, la continuità al bilancio e anche soprattutto all'investimento sui giovani, queste corse e queste aste, diciamo, noi ne rimaniamo fuori, perché chi è voluto rimanere a Fasano è rimasto, chi invece ha avuto offerte probabilmente più allettanti dal punto di vista economico, è andato via. È chiaro che il fatto che abbiamo avuto anche un po' più di tempo, e abbiamo ancora un po' più di tempo per sostituire gli uomini che sono andati via, anche se diciamo che nella prima fase di mercato, con le firme di Corvino, Calemme e Ignazio Battista, per quanto riguarda il reparto avanzato abbiamo fatto, diciamo, il 90% del lavoro. Ecco, direttore, si attende ovviamente adesso di conoscere la composizione dei gironi. Le pugliesi ovviamente sanno già di essere unite, 11 pugliesi, quindi un gruppo molto importante, oltre metà di girone, ma si attende di conoscere quali saranno le campane, oltre ovviamente alle lucane inserite nel raggruppamento H. Che differenza ci sarà dallo scorso campionato? Si andrà sulla falsaliga anche del livello tecnico visto nel campionato precedente, o ci sarà qualcosa di diverso? Senti, io penso che il campionato di Girone H è sempre molto complicato e difficile, qualsiasi siano diciamo, le squadre che allestiscono, se sono 3, 4, 5. Quest'anno, diciamo, a grandi linee, le squadre che hanno allestito le corazzate per vincere dovrebbero essere il Bitonto e Cerignola. Però ci sono anche squadre come il Lavello, come il Casarano, come il Francavilla, che sicuramente hanno delle rose importanti. Quindi io penso che comunque il campionato è molto difficoltoso, ed è importante una buona partenza, come sempre,
Resta il punto, ovviamente come sempre ci potrà essere la sorpresa di turno che si infila nei playoff. Quest'anno, diciamo, io sono fiducioso sul Fasano, vedo bene anche l'Ardò, vedo bene il Molfetta, che stanno allestendo delle ottime rose. E ovviamente resta il punto interrogativo delle campane, non sappiamo quali saranno. Di solito sulle 4-5 campane ce ne sono sempre una o un paio che comunque hanno sempre rose importanti. Io ringrazio il direttore generale del Fasano, Pino Vezzano Comes, sempre disponibile nei nostri confronti e come sempre continueremo a seguire con attenzione il Fasano anche in questa stagione. Grazie direttore. Grazie a voi, ciao, arrivederci. Siamo in conclusione per questa ultima puntata settimanale di calciomercato che tornerà lunedì con queste ultime 2 settimane di trattative che sicuramente riserveranno tante sorprese che seguiremo con grande attenzione. Ringrazio la regia di Gianfranco Melillo e Sebastiano Bufalo. Ovviamente, come sempre, l'invito è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze.